Ciao a tutti ragazzi e benvenuti in questo nuovo video. Io sono Giampaolo e questo è Ciccio Benza. Nuovo giorno, nuovo giro, nuova alba, nuovo giro. È un sabato come un altro e io sono in cella alla Ducatona per macinare un po' di chilometri insieme a voi. Tanto che mi metto a favore di camera per vedere bene la luce del mattino attraverso gli alberi che costeggiano la strada. Dicevamo, ci siamo alzati presto anche questa mattina, come ormai è una prassi per organizzare i miei giretti in moto. Penso che sia sempre un grande vantaggio. Prima meta di oggi sarà il Passo Brocco, un passetto qua relativamente vicino, per cominciare così ad assaggiare le nostre montagne anche oggi, il suo avvicinamento, diciamo così. Dopodiché l'idea è quella di dirigersi verso le valli del Miss e di fare in basso poi in alto le valli del Miss. Dopodiché deciderò in che direzione andare. Un'opzione potrebbe essere proseguire verso Barcis e poi fare la discesa, diciamo così, verso sud dal Piencavallo e poi tornare a casa, oppure qualche altra alternativa, non lo so, devo ancora decidermi. C'è una bella temperatura, ci sono 20 gradi, non fa caldo, non fa freddo, si sta benissimo a quest'ora e ho indossato, come il giro scorso, la termichetta a maniche lunghe, giusto perché fare meglio in questi giorni, nonostante poi col caldo la debba levare perché si muore ovviamente, ma insomma alla mattina usando la giacca estiva traforata non si sta per niente male. Tra l'altro termichina leggera della Decathlon, quella per uso sportivo intenso ad alta sudorazione si chiama, costa una ventina di euro, ve la consiglio veramente perché per andare in moto è fotonica, assolutamente più che sufficiente, costa molto meno dell'abbigliamento tecnico di marche, diciamo di abbigliamento motociclistico, e per me in questo momento non dà niente di meno, quindi è un buon compromesso. Mentre invece per quanto riguarda la moto, come avete visto negli ultimi giri che ho pubblicato, sono molto molto contento delle modifiche che ho fatto. Devo dire che anche i fanali a LED aggiuntivi sono estremamente efficaci e funzionali nell'uso che ne sto facendo. Non sono ancora quello che vorrei, come ho detto anche nel video di presentazione, ma sto lavorando su questo per capire come poter migliorare questa cosa. Vedete, questa luce è veramente una figata, io l'adoro veramente tanto, anche se devo ammettere che la luce dell'alba autunnale per me è più bella di quella estiva. Stiamo andando in direzione Cittadella per poi piegare verso Bassano, facciamo la classica strada per noi padovani per andare verso i monti, per prendere la classica Valsugana e poi dovremmo girare, mi pare, intorno a Grigno per salire verso il Broccone. Comunque tra un po' ci fermiamo anche per fare un check sul navigatore. Chi di Padova va in moto sicuramente o comunque frequenta la montagna, questa strada credo che l'abbia fatta un miliardo di volte, anche perché è poco da fare, resta la via più veloce per arrivare a Bassano. Belle e molto romantiche cime delle montagne che si stagliano all'orizzonte, scure rispetto al sole che sta albeggiando, sempre molto bello. È una visione, è una vista sempre molto 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 bella. Ho alcuni progetti anche in merito all'alba sulle quali sto lavorando, che probabilmente vedrete sul canale già nelle prossime settimane, spero. Mattina ho un leggero mal di schiena, dato dall'età, cazzo, dato dalla vecchiaia. No, c'ho un'arnietta del disco che mi dà un po' fastidio ogni tanto. Sono le 5:00, in giro c'è veramente nessuno. Voglio anche veramente, ragazzi, ringraziarvi tutti, perché comunque vedo dagli analytics che c'è un sacco di gente che guarda i video ma non si iscrive, e questo mi dispiace. C'è un sacco di gente che non si iscrive e non attiva la campanellina, e anche questo mi dispiace perché senza campanellina non venite aggiornati costantemente sulla pubblicazione di nuovi video. Però vedo che invece i commenti e i like iniziano a muoversi, c'è un po' più di, diciamo, interesse e movimento intorno ai miei video, e questo mi fa molto molto piacere. Io rispondo praticamente a tutti, quindi iscrivetevi.
mettetemi nei commenti, likeate i video se vi piacciono, se non vi piacciono non fatelo. Magari se non vi piacciono potete dirmi che cosa non vi è piaciuto. Mi piacciono le critiche costruttive, quindi non sprecatevi nel scrivermi solo Ciccio Benza coppate, scrivetemi non mi piacciono i tuoi video perché potevi fare così. E io magari ci penso, e se è qualcosa in linea effettivamente col mio contenuto lo faccio molto volentieri per migliorare. Comunque invogliano tanto le strade vuote a correre, diciamo che devo fare sempre un certo esercizio di controllo per non superare il limite di velocità la mattina presto. Beh, veramente un attimo, proprio un attimo. E andiamo verso la Val Brenta, no, la Val Sugana, scusa, è di là in mezzo a quelle B, a quella B di Monti. gesto un po' allusivo. E intanto alla nostra destra l'alba dei morti viventi, peraltro, l'alba dei vivi morenti. Nel frattempo, sempre parlando di alba, se non l'avete ancora visto andatevi a vedere il video di Rocca di Manerba, che a mio avviso è molto bello, trovate qua in alto o qua in alto, penso qua in alto, la scheda, andatevelo a vedere perché è stata una bella bella esperienza, assolutamente. Magari un giorno organizzerò un motogiro dell'alveggio e vi inviterò. Anzi, se la cosa vi interessa, scrivetemi nei commenti Ciccio Benda, ciò mi interessa, vorrei venire a vedere l'alba con te. E ora andiamo e io vedo magari di organizzare qualcosa. Stamattina tra l'altro non è neanche umido, è bello secco, si sta proprio bene, temperatura per ora è giusta, adesso scenderà un po' ovviamente, si sta veramente molto molto bene, sono molto felice di questo. Infatti se guardiamo in giro, tutto sommato non c'è praticamente neanche foschia, ci sono dei bellissimi colori dati dall'alba, guardate anche di là, anzi guardate anche di là, scusate, non avevo visto, ci sono un po' di nuvolette dietro di noi, però direi che è molto molto bello. Scusate che adesso mi ammazzo per farvi vedere la luce colorata che si riflette sulle nubi, molto bello. Per vedere dove uscire per andare a Passo Brocon, e ovviamente dopo aver aggiornato il navigatore l'altra sera, oggi le mappe non funzionano, pazzesco. Ogni volta che faccio qualcosa c'è sempre l'imprevisto dietro l'angolo. Sono stato sciocco io che non ho controllato, ho fatto l'aggiornamento del zoom e non ho controllato se era a posto, non l'ho provato. Quindi oggi andremo un po' a braccio per trovare le strade, nessun problema. Tanto mancano circa 50 minuti di strada per arrivare al passo, ed eccoci praticamente arrivati quasi all'uscita di Grigno. Siccome il navigatore non funziona, noi seguiamo i cartelli stradali. Oggi giornata throwback, ho messo la giacchetta come al solito nella speranza di non congelare, e invece ho già ancora freddo nonostante la giacchetta e la termica. Sto proprio diventando vecchio. Va bene, siamo usciti alla Val Sugana, ormai il sole è alto dietro queste montagne, come vedete sta già illuminando le cime. Siamo nel paese di Piero Palù, che battuta orribile. Passo Brocon, che da questo lato è veramente tanto che non faccio, credo l'ultima volta di averlo fatto da questo lato 6-7 anni. Di solito lo faccio sempre dall'altro lato perché è uno degli ultimi passi, un po' come il Mangue, che si fanno prima di tornare a casa. Tanto le curve chiamano e Ciccio Benza risponde, e anche i Velox chiamano e Ciccio Benza risponde. Meno 3 punti alla patente, grazie. Tra 250 metri a destra. Cominciamo così già subito con le strade belle strette, anche un po' sporcarelle, birichine e sporcarelle le stradelle qua. Guarda, sapete cosa c'è in quel cavolo di garage nella roccia? Guarda, è sporca, teso come ghiaia, vedete, schifo vario. A 300 metri di altezza, direi che questa strada è un ottimo esercizio. Preriscaldamento, fascistica, via. Però è bellina, è una tipica strada di montagna, come si facevano una volta, anche che ne so, la vecchia cavallera che andava a Cortina. Questi bellissimi e pittoreschi guardrail ruggine. Siamo a 750 metri di altezza praticamente. Beh, è proprio bella questa
strada, devo dire, alla fine. La prima parte un po' più, diciamo, strettina, ma questa molto bella. Parecchio in ombra, quindi 14 gradi, non avevo visto. Sobroccon 20 km, bene. Monte Lefra 15 km, bene. Celado e osservatorio astronomico. Ma noi proseguiamo, siamo a Castel Tesino e andiamo verso Pieve Tesino e Monte Broccon, anzi Passo Broccon. Bello, bello il sole là, lì ci sta bene, qua ci ghiaccia come sempre. Cicciobella sceglie il lato sbagliato della montagna. Eccola qua, strada SP79 del Broccon. Bene, 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 ci mettiamo nella direzione corretta di andare sul Monte Broccon, sul Passo Broccon. Stupido. Con dal passo dal chilometro 20 al 700 località Baroe, ma è chiuso? Cosa vuol dire aperto, chiuso? Andiamo a vedere. 12 gradi, fa veramente veramente freddo, madonna. Guardate che cielo azzurro di fronte a noi con il sole, e guardate che bella la valle illuminata, 1000 metri di altezza. La strada è molto bella, veramente, anche da questo lato mi piace assai. La strada è molto molto sporca, questo mi fa pensare che effettivamente sia chiusa, però lo vedremo tra poco. Lo vedremo tra poco. Bello questo tornante, bellissimo, veramente, veramente molto bello. Scoppiettante! Fumeggiante! Non c'è nessuna strada, veramente, non può venire voglia di aggredire. Il sole! Mio Dio, non ci vedo più! Ma sapete che non vedo, praticamente non vedo neanche la strada. Penso che il passo sia questo. Cioè, c'è qualcuno che ci dorme, c'è lo ski lift che non vedo. Guarda che bello che si vede da qua, lo ski lift e la salita dalla pista da sci. Wow, 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 guarda che panorama, guarda che panorama. E qua c'è il sole che mi renderà molto difficile questa discesa. Imparare a studiare la posizione del sole rispetto alle strade che percorro, in modo tale da capire quali posso fare e quali no, perché credetemi che per me è veramente un problema importantissimo il sole in faccia. Io faccio veramente una fatica bestia, anche con la visiera nella passata, anche con gli occhiali da sole, mi acceca. Non so se capita a tutti o se solo a me, o se c'è una particolare predisposizione per questo. Eccolo qua, Passo Broccon. Ecco. Molto molto bene, direi. Siamo sul Passo Broccon, secco, con questa luce. Non vedo niente praticamente. Sono le 6.46, top. Direi che adesso possiamo anche scendere verso Canal San Bovo e poi da Canal San Bovo vedere che strada fare. Vorrei andare a fare il miss e via. Guardate che cavolo di cielo che c'è, pazzesco. E basta, sono un po' seccato per il discorso del navigatore, ma vabbè, dai, non ci facciamo buttare giù. Quindi direi che risaliamo in sella e partiamo. Via! Ah, ecco, così, secco. Guardate, rischierei di attraversarli e andare a vedere che cosa c'è, ma attenzione, pericolo di caduta tronchi. Niente, non riesco neanche a far manovra. Mi tocca scendere dalla moto. Sì, lo so, dovrei fare il mettermi davanti e spingerla, sono capace. La spostiamo come i vecchi. Che palle, ragazzi! Passo Broccon chiuso, tanto tocca tornare giù a Castel Tesino praticamente e poi vediamo. Peccato ragazzi, peccato veramente, perché ci contavo onestamente. Più che altro non è che non posso fare un cavolo, cioè nel senso che possiamo scendere, possiamo fare Fiera di Primiero e da Fiera di Primiero scavallare dall'altro lato e andare verso, comunque verso il Miss, e che da qua l'allunghiamo tantissimo, credo. Veramente un peccato che il passo non sia stato aperto, non lo sapevo e sono stato sciocco, non mi sono documentato prima, potevo informarmi e semplicemente quando ho visto giù il cartello sono stato un beota, potevo dire vabbè, lascio stare,
non vengo su, ovviamente. Invece pensavo, speravo insomma, che non fosse realmente così chiuso. Ma prendiamo la strada provinciale della Roa, dal Passo Broccon ci porta la Mon. Mi piacerebbe sapere da voi cosa ne pensate di queste riprese alternative che ci sono in questo video, se vi piacciono, se non vi piacciono, e possono essere interessanti anche come punto di vista diverso. Diciamo che appunto la strada del Roa non mi dispiace affatto, non l'avevo mai fatta. Adesso questa ci porterà alla Mon e poi dalla Mon decideremo cosa fare, se tornare verso Padova e finire qua il giro, o se invece provare a proseguire verso il Miss. E siamo arrivati alla Monte, la strada si fa sempre stretta. Ah beh, se devo fare sti 78 tornanti, interessante. Andiamo verso la Mon, dai. Tanto bisogna anche che pensiamo, tutti assieme, io e voi, cosa facciamo per lo speciale 500 iscritti, perché a questo punto il mio prossimo obiettivo sarà quello dei 500 iscritti. Cosa posso fare quando raggiungiamo i 500 iscritti? Proponetemi qualcosa. Penso che tutti mi guardino strani per l'antennona che ho dietro. Guarda che stradine. Andiamo verso Feltre. Tra Torino, amico mio, non andare via. Moto giro, io li saluto tutti. Loro non salutano. Loro non salutano. Sono una manica di persone motociclisti che non sanno che cos'è il saluto. Poi. Allora, qua ho guardato due o tre robecce. Potremmo andare al Miss, anzi, magari probabilmente andremo anche al Miss. Ma intanto, visto che sono qua e al bivio lì in fondo. Al bivio lì si può prendere il passo Croce Daune. Prova a fare il passo Croce Daune, che l'ho fatto anche quello tanti anni fa, credo. E così me lo metto nella mia lista dei passi fatti. Quindi rimontiamo in sella, chiudiamo le cosine, rimettiamo la telecamera sulla moto e ripartiamo per fare il passo Croce Daune. Dai, vediamo com'è. Andiamo su per Fallerra. Deve essere parecchio stretta e budellosa la strada, che va su parecchio dritta. Iniziano a comparire i primi ciclisti, sono le 8:10, anche i primi motociclisti che abbiamo visto prima. Molto divertente, dai, alla fine questi giretti, anche se sono meno impegnativi di quelli dei super tour delle Dolomiti, delle cose così, sono comunque altrettanto piacevoli. Le strade sono comunque belline e divertenti. Vegetazione occupante. Comunque sto anche studiando che cosa acquistare come tenda per fare una moto tendata, perché alla fine andare in tenda a me piace e vorrei fare un paio di uscite quest'anno con la tenda in moto, e per farlo bisogna organizzarsi. Devo capire che tenda comprare per Ma che strano, ma è già terza volta oggi che mi sbrizia la moto di culo. Non mi pare che le gomme siano finite, anzi, cioè, dovrebbero avere un botto di chilometri ancora disponibili. Magari è solo la strada sporca e sono io stronzo che apro il gas dove non dovrei. Bello questo tornante, molto molto bello, con panchina annessa per godere il panorama del traliccio. E vabbè, panorama è sempre fotonico. Profumo di erba tagliata, buonissimo, lo adoro. Quella di montagna in particolare è proprio buono questo profumo, perché l'erba di casa non è così buona. Chiesetta nel paesino, passo Croce Daune di qua. Passiamo al passo Croce Daune sulla di qua. Effetto psicadelico tra i rami, molto provocazione dell'epilessia alla Simpson quando vanno tipo in Giappone. Che mi pentirò a fare il passo Croce Daune, perché se non ricordo male è stretto e brutto. Non è un passo di quelli gli da fare veloci, ma è una roba molto molto stretta. E vabbè, dai, ci sta nell'ottica di voler diventare anche degli enduristi, ci sta. Dobbiamo essere dei moto viaggiatori a 360 gradi, non fare solo, cazzo, le autostrade, no? Occhio, Cain Baul.
Scuola di Cicortina, grazie mille, gentilissimo. Ho cani in baul, bellissimo adesivo, sta attento, è un cane in baul. Finora tutto bene, non è pulitissimo, ma voglio dire, stiamo attenti. Adesso appena ho un rettilineo dove posso mollare un po' il gas, la mettiamo in touring. Perfetto, l'abbiamo messa in touring, così ho un po' più di control. Bel pietrone in mezzo alla strada. Sole lungo. Penso che il passo Croce Down è forse lì dove c'è quell'hotel lì. E questa è la discesa del passo. C'era il cartello passo Croce Down e vabbè. Ogni tanto non ci sono i cartelli, non si capisce. Una rava e una fava. Questa è la strada che scende per Pedavena. Quattro curve praticamente e siamo a Pedavena. Quattro curve all'orizzonte. Ciò benza all'orizzonte. Là questa curva molto bella, peccato c'è una casa. Ah, si è accesa la riserva, siamo arrivati a Pedavena. Penso che da qualche parte qua ci sia anche la birreria, ma non mi ricordo dov'è. Ci sono venuto, ma tanto tempo fa, quando ero nel motoclub Grifone. Al di là di trovare un benzarolo, l'idea è quella proprio di provare ad andare verso il MIS. Fuori servizio, perfetto, ottimo. Guarda, sono quasi contento che sia fuori servizio, visto che la tua benzina costava $1 miliardo. Eccola qua la birreria Pedavena. Ragazzi, io direi che dopo la grande delusione del broccon chiuso potremmo fermare il video qui. Quindi abbiamo fatto il passo broccon, andata e ritorno dalla stessa direzione. Abbiamo fatto il passo Croce Down per arrivare fino qui a Feltre. E adesso da Feltre ci accingeremo ad andare verso il MIS. Spero che questo video vi sia piaciuto e spero che anche gli altri miei video vi siano piaciuti. Quindi vi invito come sempre ad iscrivervi al canale, perché la maggior parte di voi non è iscritta al canale, attivare la campanellina per ricevere le notifiche, restare sempre aggiornati sulla pubblicazione dei miei contenuti, che sono 2 a settimana. Ovviamente mettere un bel like se vi è piaciuto il video oppure no, e scrivermi nei commenti cosa vi è piaciuto, cosa non vi è piaciuto, cosa volete che porto per i 500 iscritti, cosa volete che porto sul canale come altri contenuti. Direi che il video può finire qui.